Andiamo. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Siamo qui per annunciare quella che dal nostro punto di vista è una svolta storica. Dopo anni di immobilismo all'interno del nostro porto, qualcosa si muove. Stiamo per andare alla firma di un protocollo d'intesa con la Regione e l'autorità portuale per disegnare quello che sarà il porto del futuro. Ovviamente un porto che si delineerà nelle nuove forme non a breve tempo, però con la prossima firma daremo il via a tutto un iter procedurale che ci permetterà di avere una nuova vita per il porto, una vita non più solo commerciale ma anche con altre prospettive, come sarà meglio illustrato dall'assessore alle attività marittime nonché attività produttive Andrea Raggi. È una fase importante perché, come abbiamo detto, il porto finora, dopo anni di immobilismo e di sottoutilizzazione, secondo noi potrà ritornare a nuova vita e essere di nuovo motore di sviluppo per l'economia cittadina. Prego. Allora, il rilancio turistico del porto di Marina di Carrara senza sacrificare le attività produttive esistenti, sempre rispettando l'ambiente e tutelando il territorio dal rischio idraulico e dall'erosione costiera. Questi sono fondamentalmente i capisaldi di quello che sarà andato ad inserire in questo protocollo d'intesa, che è il primo passo di un percorso che sicuramente sarà lungo per essere portato a compimento, ma avrà tutta una serie di step intermedi che inizieranno anche a brevissimo, quindi i tempi di tutto questo progetto sono sicuramente molto lunghi, ma inizieranno molto presto. Andiamo a descrivere quello che è in estrema sintesi il contenuto del protocollo d'intesa. Il protocollo sarà firmato, come ha già anticipato il sindaco, tra il Comune di Carrara, la Regione Toscana e l'autorità di sistema portuale che ha sostituito la vecchia autorità portuale di Marina di Carrara. Questo accordo riguarda essenzialmente due argomenti, uno è il waterfront e l'altro il piano regolatore portuale. La proposta, allora, per modificare il piano regolatore portuale si è trovata una soluzione da parte dell'autorità portuale di effettuare una variante al piano regolatore portuale attualmente vigente, per cui è possibile presentare una variante entro i primi mesi dell'anno prossimo. Quindi chiaramente c'è bisogno di essere molto veloci nell'approvazione dei vari step preliminari. Ci saranno tutta una serie di coinvolgimenti anche delle istituzioni, sicuramente sarà coinvolto anche il Consiglio Comunale, le commissioni, quindi tutto quello che noi abbiamo cercato di ottenere serve ad annullare quanto previsto precedentemente nel vecchio progetto di porto al di là del Carione, che abbiamo sempre avversato e abbiamo chiaramente detto in campagna elettorale che non avremmo permesso l'edificazione di strutture portuali al di là del Carione, e da questo punto di vista abbiamo mantenuto una promessa e ci siamo trovati d'accordo anche con la Regione Toscana e con l'autorità portuale per arrivare a un progetto che coniughi sia la parte di sviluppo che la parte di restituzione alla città dell'interfaccia porto-città, che di tutela delle attività produttive e dei lavoratori del porto, che vanno sicuramente tutelati essendo una realtà molto importante a Carrara. Quindi i punti principali sono l'avvio contemporaneo dei lavori già finanziati per i lotti 1, 2 e 4 del progetto Waterfront, e quindi parliamo finalmente della passeggiata sulla diga foranea. Il potenziamento delle attività croceristiche e diportistiche all'interno del porto e il recupero dell'area cosiddetta ex simposio a parco pubblico, e trasferendo progressivamente, in un arco di tempo chiaramente che non sarà breve, le operazioni commerciali del porto in una nuova darsena che sarà realizzata davanti al piazzale Città di Massa. Andiamo a descrivere nel dettaglio come viene modificato, perché attualmente esistono sia il piano regolatore portuale vigente che il progetto Waterfront che è già finanziato.
I lotti 1, 2, 4 e Waterfront, che sono quelli su cui diciamo, ci sono già i finanziamenti e su cui si partirà molto velocemente. Alla fine l'accordo prevede l'accorpamento del ponte ferroviario al ponte stradale di accesso al porto. Come ben sapete, il lotto 1 Waterfront è il lotto funzionale al miglioramento dell'operazione portuale e prevede un ponte di attraversamento del Carione dedicato alle attività portuali, sia per far passare i moduli a nuovo pignone, a cui chiaramente dobbiamo garantire il massimo sostegno nella realizzazione delle infrastrutture per facilitarne le operazioni, e sia per sviluppare anche altri operatori che possono utilizzare il porto commerciale nelle loro attività. Però con il nuovo ingresso al porto, non dimentichiamolo che avviene dalla parte orientale, quindi libera il viale Colombo e viale da Verrazzano da un traffico di camion che sicuramente ha sempre disturbato il centro di Marina di Carrara. Nella nostra logica, come era nella campagna elettorale descritto, noi vorremmo separare quello che è il traffico merci dal traffico turistico, dedicando la parte centrale di Marina al traffico turistico e invece al traffico merci l'ingresso che da viale Zaccagna poi entrano direttamente nel porto le merci. Quello però su cui abbiamo insistito è che non ci fosse solamente un lotto funzionale al porto che non avesse nessun altro tipo di valenza. Noi abbiamo concordato che sarà progettato per supportare la piena 500ennale, non solo 200ennale come da legge, perché chiaramente abbiamo la massima attenzione sulla sicurezza idraulica, perché il Carione è una priorità per tutti, soprattutto per questa amministrazione, e quindi l'autorità portuale è stata disponibile a concordare di valutare la progettazione del nuovo ponte non solo per la portata 200ennale, che è quella prevista per legge, ma per una portata superiore per dare ancora più sicurezza in una zona che chiaramente è molto sorvegliata, e anche giustamente, perché avendo avuto diverse alluvioni ogni intervento deve prevedere tutti gli studi necessari a fugare ogni dubbio, e su questo noi saremo estremamente vigili, però ci sentiamo anche di rassicurare le persone, perché comunque non saranno fatte fughe in avanti o cose fatte in modo meno che impeccabile. Inoltre attualmente il ponte ferroviario, che ha tutta una serie di piloni che comunque limitano il transito dell'acqua del Carione sotto il ponte stesso, verrà accorpato al ponte stradale, in questo migliorando ancora il deflusso delle acque. Inoltre, e questo è un suggerimento che abbiamo volentieri accolto da parte di associazioni ambientaliste che hanno presentato i loro progetti, abbiamo concordato che il nuovo ponte avrà anche una funzione di tipo architettonico, cioè non sarà semplicemente una passerella, ma sarà un ponte con una valenza estetica. Quindi da questo punto di vista riteniamo che possa rappresentare la nuova porta di accesso quando uno arriva da Massa sul lungomare alla città. E questo è un suggerimento che ci siamo sentiti di accogliere anche molto volentieri. Una cosa importante che abbiamo inserito è la garanzia di continuità della ciclopista tirrenica all'interno dell'Lotto 1 Waterfront. Ci sarà anche nell'Lotto 2, ma la spieghiamo solo per questo, perché la ciclopista tirrenica è prevista nei progetti a livello europeo, e ci saranno vari livelli di finanziamento, e volevamo garantire che non ci fosse uno scollamento tra tutti gli interventi previsti. Inoltre, proprio nella zona dove dell'Lotto 1 c'è la confluenza della futura pista ciclabile sull'argine sinistra idraulica del Carione. E quindi, siccome tutti gli interventi che sta facendo anche la Regione Toscana saranno fatti in conformità alla futura realizzazione della pista ciclabile, anche l'Lotto 1 Waterfront prevederà questa intersezione, dall'origine, in modo da garantire un traffico ciclabile che sia sicuro e senza interruzioni, perché a volte ci troviamo dei grandi progetti dove però le piste ciclabili finiscono nel nulla, poi c'è un'enorme rotonda, uno sa dove passare, quindi questo sarà considerato nella progettazione. I lotti 2 e 4 invece, il lotto 2 rappresenta la riqualificazione di Viale Colombo e Viale da Verrazzano, e il lotto 4 invece riguarda la passeggiata sulla diga foranea. Quindi nel lotto 2 comunque verrà garantita la continuità della ciclopista tirrenica, e verrà anche realizzata un tipo di alberatura tale da garantire una miglior schermatura
sia visiva che acustica delle attività portuali, perché anche pur non essendo in una zona centrale bisogna comunque tutelare gli abitanti di Marina di quella zona. Il lotto 4 invece riguarda finalmente la realizzazione della tanto agognata passeggiata sulla diga foranea, di cui si parla da decenni direi, e quindi l'intervento sarà realizzato e partirà contemporaneamente all'otto 1, quindi non ci sarà poi quello di cui tanti cittadini avevano sempre avuto paura, cioè del tipo si realizza solo l'otto 1, poi gli altri non vengono fatti, perché i lotti partiranno contemporaneamente. Inoltre verranno corretti i progetti attualmente realizzati all'autorità portuale con l'eliminazione di alcune, diciamo, del porto e i blocchi sommersi in finto marmo che, diciamo, erano magari anche belli da un punto di vista architettonico, però passando alla fase realizzativa del progetto ci sentiamo di dire che forse è meglio risparmiare quei soldi e realizzare opere un po' più concrete. Che, perché alla fine quello che chiede la cittadinanza è di poter passeggiare serenamente in un posto bello e lì non serve fare, diciamo, degli esercizi di stile. Relativamente al potenziamento delle attività crocieristiche e diportistiche, questo è inserito con grande forza nel protocollo d'intesa, perché noi abbiamo richiesto all'autorità portuale e condividiamo la direzione dell'autorità portuale del potenziamento e dello sviluppo delle funzioni sia croceristiche che diportistiche nelle banchine e chiese Tagliergio. Chiaramente queste cose avranno tempi diversi, perché non si può fare molto velocemente tutto insieme, però è importante avere già un accordo su quello che è l'assetto finale del porto. Relativamente alla funzione diportistica, quelle che sono le nostre idee assieme alla Regione Toscana, autorità portuale, di sviluppare l'attività sulla banchina chiesa. Da questo punto di vista cosa succederà? Che le attività produttive saranno progressivamente trasferite in una nuova darsena che verrà realizzata allungando, costruendo un molo, allungando il piazzale Città di Massa. Quindi lo sviluppo del porto avverrà in riva destra del torrente Carione, quindi non ci sarà chiaramente nessuna attività portuale di là dal Carione, come abbiamo sempre sostenuto, e in questo abbiamo trovato un accordo che riteniamo estremamente soddisfacente. Però da questo punto di vista non si realizzerà niente finché non saranno realizzati degli studi scientifici da parte di soggetti di rilevanza internazionale che dovranno fugare ogni dubbio sul miglioramento dell'erosione costiera a sud del porto, perché noi chiaramente non abbiamo nessuna intenzione di andare a peggiorare la situazione dell'erosione negli altri comuni, perché non è il modo di agire che riteniamo corretto. Quindi da questo punto di vista l'accordo trovato con l'autorità portuale è che ci sia un ente terzo che vada a fare il progetto proprio studiando il trasporto solido delle sabbie attorno al porto e che dimostri che con la nuova configurazione del porto ci sarà un miglioramento o sicuramente non un peggioramento. Questo è quello che abbiamo concordato. Da questo punto di vista, per realizzare la nuova darsena c'è bisogno di allungare la banchina Tagliergio, sì, quindi la diga foranea. Diciamo l'allungamento della diga foranea deve rispettare questi requisiti in modo tale che appunto non si vada perlomeno a peggiorare il rischio dell'erosione, diciamo, potremmo dire a valle in qualche modo, ecco. Questo per noi è un impegno imprescindibile, ecco, che abbiamo condiviso anche con l'autorità portuale, la Regione Toscana, perché ovviamente la Regione Toscana, diciamo, deve gestire anche gli altri comuni e quindi da questo punto di vista ci sarà senz'altro un raccordo anche con le altre amministrazioni. Anche perché la Regione Toscana ci sta investendo nella lotta all'erosione costiera, sarebbe un controsenso che andasse a finanziare un lavoro che va a peggiorare la situazione. Inoltre, e diciamo non è poi un dettaglio secondario, a supporto delle attività produttive della cantieristica nautica, all'interno del porto sarà realizzato e introdotto il famoso travel lift che hanno sempre chiesto le aziende di cantieristica per riuscire a dare un forte impulso alle attività di refit delle industrie che stanno nella zona industriale. Quindi questo è previsto e è stato inserito anche nel piano di investimenti dell'autorità portuale, quindi alla fine anche questa cosa si farà e questo non avrà tempi molto lunghi, quindi immagino già l'anno prossimo che
si possa riuscire a partire con le attività relative all'installazione del travel lift. Veniamo alla parte, diciamo, più che a noi ha dato maggiore soddisfazione, che anche questa è una sollecitazione che volentieri abbiamo raccolto da alcune associazioni ambientaliste, che è il recupero dell'area ex simposio, che da oggi si chiama lotto 5 del waterfront. Quindi il waterfront non avrà più solo 4 ambiti, ma ne avrà 5. La cosiddetta area ex simposio, posta tra le foci del torrente Carione e del fosso Lavello, per la quale il vigente piano regolatore portuale prevede la realizzazione di un ampio piazzale portuale, perché a oggi il vigente piano portuale quindi prevede che tutta quell'area venga realizzato un piazzale che si chiamerebbe città di massa 2, cioè oggi l'autorità portuale potrebbe farlo dalla sera alla mattina. Questo è un dato che a volte è passato tanto tempo ma rimane sotto traccia, quindi questo per noi è un risultato veramente importante. Cioè un piazzale che poi significa stoccaggio di merci, passaggio di camion, cioè ecco, questa cerchiamo cosa qua, di capire di cosa stiamo parlando. Cioè, perché il piazzale città di massa sarebbe stato replicato di fronte, tutta quell'area lì diventava identica al piazzale città di massa. Oggi il piano regolatore portuale prevede quello. Con la variante questa parte scomparirà, questa parte diventerà il lotto 5 del waterfront e sarà dedicata a funzioni urbane attraverso la realizzazione di un parco urbano costiero. Quindi ci sarà sicuramente un piccolo ampliamento, però le funzioni saranno solo cittadine, cioè verrà realizzato un parco sul mare, ci saranno probabilmente localizzate, immagino, delle attività commerciali, ci saranno localizzati dei parcheggi, però in generale non sappiamo ancora cosa ci sarà, sarà coinvolta la cittadinanza. Da questo punto di vista solleciteremo la partecipazione, troveremo il sistema di far partecipare sia il Consiglio Comunale che tutti i cittadini, perché ci teniamo che questo diventi un po' il simbolo del cambiamento di passo che c'è in tutte le attività di porto. E da questo punto di vista anche l'autorità portuale è stata disponibile, perché alla fine questo era un oggetto su cui si era ormai raggiunta una, diciamo, eravamo tutti d'accordo, meno male in città, tutta la città desiderava che il lotto 5 del waterfront nascesse nell'area ex simposio e che alla fine tramontasse l'idea di andarci a edificare, diciamo, un'attrezzatura portuale che in quella parte lì non erano più necessarie. Quindi noi riteniamo che tutto questo è davvero un ottimo accordo e quindi non possiamo che essere molto soddisfatti. Quindi da questo punto di vista l'iter, diciamo, due parole sugli step, il primo motore di questo accordo è l'autorità del sistema portuale, infatti andrà nel consiglio di gestione a breve e poi successivamente verrà in consiglio comunale, dove verrà convocato sentita la conferenza dei capigruppo dal presidente del consiglio comunale, un consiglio comunale dedicato, in modo che ci sia un'ampia condivisione di tutti i contenuti dell'accordo. Consideriamo che l'attuale piano regolatore portuale risale ai primi anni 80, quindi stiamo parlando di una situazione ormai, diciamo, non dico incancrenita, però insomma indubbiamente c'è bisogno di riadeguare il porto a quelle che sono le caratteristiche oggi del movimento legato sia non solo alle merci, ma a quelli che sono i trasporti via mare, che non sono solo trasporti di merci. Un'ultima cosa è che nella prossima riunione del Comitato di Gestione Portuale prenderà parte il nuovo membro designato dal Comune di Carrara, che è stato appena nominato, che è l'ingegner Giovanni Vatteroni, che è qui presente, e che è la persona che ci ha aiutato a realizzare il progetto del porto che abbiamo presentato prima delle elezioni, che si avvicina molto a quello che alla fine è l'accordo raggiunto per questo nuovo porto. Un'ultima parola che vale la pena di essere spesa per il lotto 3 del waterfront, che fa sempre parte dell'accordo, non partirà subito perché è il lotto che più strettamente interagisce con la città, quindi che sarebbe il lotto, diciamo, di tutto il parco ex lamiere, dove ora c'è il parcheggio nell'area di via Rinchiosa, e che deve ricucire
la passeggiata sulla diga foranea con il centro di Marina di Carrara. E questo, siccome è un lotto che ha una valenza urbanistica molto forte, ci siamo presi a, diciamo, un anno di tempo rispetto agli altri lotti per metterci d'accordo con l'autorità portuale su come deve risultare, perché nel progetto originale del lotto 3 del Waterfront aveva edifici molto alti, quindi i volumi erano in compensazione rispetto agli attuali capannoni che saranno demoliti, però arrivarono a degli uffici, a degli edifici molto alti che in realtà non condividiamo, e qui l'autorità portuale ha condiviso con noi che è giusto arrivare a un percorso che vada bene a tutti. A noi piace molto l'idea di realizzare tutta una serie di attività commerciali vicino al mare, una zona dedicata ai giovani per poter sviluppare le attività dei locali, dei bar in tutta tranquillità per il resto di Marina, però diciamo la dimensione degli edifici deve essere adeguata a quello che noi pensiamo giusto, ecco, non edifici di quattro piani, ma senz'altro edifici parecchio più bassi. Ecco, questo è il prossimo passo. E colgo l'occasione per ringraziare l'architetto Migliorini che ha, diciamo, ha svolto finora il ruolo di partecipazione del Comune alla Commissione Portuale e che continuerà a svolgere la sua funzione all'interno dell'amministrazione comunale all'ufficio urbanistica. Ok, direi che su questo... I tempi proprio, cioè, quando, vabbè, ormai nel comitato di gestione dell'autorità portuale per il consiglio comunale, ma per avere un'idea dei lavori quando potrebbero partire? I lavori dei primi lotti del waterfront partono all'inizio dell'anno prossimo, gli appalti di progettazione chiaramente, perché prima c'è da fare la progettazione di dettaglio, la progettazione esecutiva, gli appalti di progettazione. Poi è chiaro, tutte le opere pubbliche hanno la loro, diciamo, i tempi di sviluppo, quindi sicuramente ci vorrà almeno un anno, ecco, di lavoro di progettazione per ripartire. La prima cosa che potremmo vedere realizzata, secondo voi, proprio, cioè, per dare un'idea un po' più concreta di tutte queste? Il lotto 1, 2 e 4 partono in contemporanea, quindi quello che finisce prima probabilmente sarà il lotto 1, però anche il lotto 2 è molto semplice perché non ha grandi opere edificatorie, è più un lotto di sistemazione, quello tra Viale Colombo. Quindi non sappiamo ancora il cronoprogramma di dettaglio, però diciamo c'è un impegno scritto nel protocollo d'intesa che i lavori procedano in modo parallelo. È chiaro che poi dopo, se un lavoro ci vuole di più, uno ci vuole di meno, non saranno più sincroni, però partiranno tutti contemporaneamente, quindi comunque si vedranno sicuramente tante cose. Immaginiamo anche che la parte di riconversione del porto e l'arrivo delle navi da crociera, anche quello possa avvenire molto rapidamente. Questo non dipende, diciamo, direttamente da noi, ma sarà l'autorità portuale e pensiamo che comunque siano molto rapidi anche quei tempi. E i finanziamenti ci sono già tutti? Perché erano quelli... I finanziamenti sono già tutti presenti, tranne che dell'8-3, che è una parte che sarà fatta in project financing col coinvolgimento dei privati, però quella, diciamo, è l'ultima. Quindi da questo punto di vista i progetti sono praticamente finanziati, c'è la parte di piano regolatore portuale che sarà finanziato dall'autorità portuale, ma sicuramente essendo uno sviluppo del porto non avranno problemi. Il waterfront erano 35, di cui già finanziati 27, 28, e quindi da quel punto di vista lì sono già nel piano di investimenti triennale dell'autorità portuale, quindi loro aspettavano di trovare un accordo complessivo. Poi questo accordo complessivo l'abbiamo trovato, adesso faremo i passi necessari burocratici, però sicuramente nel 2018 si cominceranno a vedere delle cose, quindi questo è una cosa che ci aspettiamo tutti, quindi. Indubbiamente. Riguardo alla riconversione dell'area ex Simposio in parco urbano, se non ricordo male ci sono state delle analisi di ARPAT anche nel 2015 e hanno rivelato la presenza di amianto arsenico in quell'area e quindi una necessità di bonifica rispetto a questo? Sicuramente ove fossero trovati, come in alcune zone, perché lì c'è tipo un ex distributore con qualche infiltrazione,
saranno presi gli opportuni provvedimenti di bonifica, questo è chiaro. Direi proprio di sì, cioè ovviamente a seconda dell'entità saranno svolti gli interventi di legge, ma diciamo che da questo punto di vista ci sentiamo di poter avere un minimo di credibilità nella gestione delle bonifiche, quindi da questo punto di vista insomma magari ne parliamo un po' meno perché per noi è proprio un prerequisito, ecco, però certamente prima di realizzare un parco urbano ci accetteremo che quello che facciamo sia assolutamente a norma di legge, ecco, questo. Anche perché abbiamo già in programma di dover intervenire su un giardino pubblico, già giardino pubblico che purtroppo deve essere, dovrà essere bonificato. Insomma, necessità ci sono, purtroppo viviamo in un territorio che è stato penalizzato per anni dall'industria chimica e quindi oggi raccogliamo un po' le macerie di quel periodo. Noi su questo ovviamente non ci tiriamo indietro.